ed è partita questa prima batteria, un giro sprint. Abbiamo Asia Bailo della Badernese in questo momento in vantaggio, purtroppo non riesco a vedere tutta la pista, vediamo l'ultima parte. Ecco che sono davanti al bar in questo momento, andiamo verso la parte finale con Bailo Asia che passa ora sul traguardo col tempo, adesso ve lo comunicherò perché non si è fermato il cronometro. Partita anche questa seconda batteria. E andiamo verso metà, andiamo praticamente verso il bar. Molto vicine mi sembrano le atlete, almeno le prime due. Ed è Sara, è Sara Passero che chiude col tempo di 32. Ecco la partenza anche di questa terza batteria, molto vicini da atleti in partenza, anche se mi sembra la ragazza del Calzati Sofia prende un leggero vantaggio e prende sulla prima curva, e andiamo a vedere come prosegue la gara. Andiamo verso la parte finale di questa terza batteria con l'atleta Calzati Sofia che chiude col tempo di 35.05. Position. Set. Position. Partenza regolare per questa quarta batteria, campana, ultimo giro, anche primo. 1, 2, 3, ansia. Grazie caro. Tutto quello che c'avevo. Sì, ne ho abbastanza comunque per sicurezza, grazie. Speriamo che... dalle urla dei tifosi direi che stanno arrivando verso la parte finale, mancano gli ultimi 30 metri e chiude 287 Aiella Aurora col tempo di 30. Partenza regolare per questa quinta batteria e andiamo con l'atleta 246 Ferri Sara che prende le redini dell'operazione, ma abbiamo ancora tutto un giro da fare. Siamo più o meno adesso a metà gara, vedo dal subito dopo il pallone. Bene, bene, andiamo verso gli ultimi 50 metri di questa batteria che chiude l'atleta 246 Ferri Sara col tempo di, ora ve lo dico, 37 e 89. Bene, partenza regolare anche con questa sesta batteria, molto vicine le atlete, veramente in un fazzoletto, sono molto molto vicine. Sentivo. Li avete sentiti? No. No, io sento voi. Fatevi, ragazzi. Occhio.
e andiamo verso gli ultimi 50 metri. Tre atlete molto vicine, chiude l'atleta della Red Black Corradini Nina col tempo di 38 e 90. Ed ecco partita questa settima batteria, 5 atlete con Bellusco in questo momento in vantaggio, Dominoni e Niese, ma c'è tutto un giro da fare. Minchia, sì, ma adesso ci metto questa. Andiamo, arrivano a affrontare l'ultima curva, ricordo che è a tempo ragazzi, quindi bisogna andare a tutto fino alla fine, bisogna mettercela. Chiude Dominoni Agnese di Bellusco col tempo di 38 e 08. Partenza regolare per questa batteria ridotta, solo a 3 atlete ma velocissime. Andiamo verso l'ultima curva che porta al rettilineo del traguardo. Ragazze, via, ultimo, dai, ultimo sforzo. Chiude l'atleta 261 Meroni Matilde col tempo di 40 e 54. Nona batteria. Partenza regolare per questa penultima batteria delle allieve femmine. Andiamo verso gli ultimi metri, mi sembra chiude Marelli Giulia col tempo di 38 e 34. Partenza regolare per questa ultima batteria delle allieve femmine. Con due atlete che si scontrano per il tempo migliore. Difficile. Il tempo è di 40 e 13.